Ciao, sono Pasquale e quando si parla di un bene prezioso ci si può riferire all'oro oppure al petrolio, chiamato anche oro nero, oppure ci si può riferire anche a me, vabbè, ma quello è un altro discorso. Ma più il tempo passa e più è di pensiero comune che il bene più prezioso che ci circonda è invece l'acqua. Avere accesso ad acqua potabile è una necessità fin dall'antichità ed è questo uno dei motivi principali per il quale tantissime popolazioni hanno sempre iniziato ad insediarsi e a svilupparsi nelle vicinanze dei corsi d'acqua, dei fiumi, dei laghi o anche del mare, ma per altri motivi. Ma al giorno d'oggi ovviamente non è una questione di insediamenti. Il pianeta, come ben sai, è sovrappopolato e ci si è resi conto che l'acqua è un bene finito che prima o poi si andrà ad esaurire. È per questo motivo che oggi volevo andare a presentare qualche strumento utile come possibile forma di investimento in questo bene. Ovviamente ricordandoti che io sono come il due di bastoni quando la briscola è di denari. Sono carte napoletane, io sono calabrese. Cioè, questo non è un consiglio finanziario, insomma, perché non sono un consulente competente, ma do solo delle mie considerazioni a scopo didattico sui miei possibili investimenti futuri. Prima di iniziare, come sempre, volevo ricordarti che di certo non sarai il nuovo astronauta per la nuova missione lunare, ma sicuramente ti farà, o almeno spero, ti farà vedere le stelle. La scelta di iscriverti a questo canale, di cliccare la campanella delle notifiche e di lasciare un bel mi piace se il video ti è piaciuto e condividere anche questo video con chi pensi possa trovarlo utile, oltre al fatto che in qualunque momento potresti andare anche a sostenermi su Patreon con una donazione. Bene, partiamo subito. Partiamo dal dire una cosa: essendo un bene finito, il prezzo dell'acqua, seguendo o andando a seguire le logiche di mercato, dovrebbe andare a salire nel tempo. Dico dovrebbe perché, non avendo la sfera di cristallo, non posso prevedere se un giorno magari verrà inventata un nuovo macchinario, un nuovo strumento che può produrre acqua, ad esempio, dalle promesse non mantenute dai politici. Caso in cui, ovviamente, avremo una fonte illimitata di questo preziosissimo liquido a bassissimo costo. Ma al momento questo sembra però una soluzione abbastanza difficile, se non impossibile, che possa avvenire. E vabbè, peccato. Che dobbiamo fare? Per cui oggi ti voglio parlare di tre titoli azionari di società che sono in questo campo e nel video successivo invece andremo a parlare di ETF che invece vanno a seguire questo settore. Anzi, in questo video, oltre alle tre aziende, alla fine te ne do una quarta bonus. Aziende con le quali è possibile andare ad investire sia in maniera diretta che indiretta in business che sono correlati all'acqua. Quelle che secondo me sono le aziende che forniscono i servizi in maniera diretta sono quelle che gli inglesi, vabbè, vanno a definire come utilities, vabbè che comunque non lo penso solo io, penso che lo pensino un po' tutti, comunque, e cioè le aziende che portano acqua al pubblico. Invece indirette sono quelle aziende che forniscono attrezzature, macchinari o servizi per la gestione ed il miglioramento del business o delle infrastrutture che invece sono correlate a questo preziosissimo liquido. Bene, basta, non ti annoio più. Passiamo alle tre aziende più una, che secondo me nel momento opportuno potrebbero essere delle ottime scelte per un portafoglio azionario. Queste tre sono tutte europee, perché mi sento sempre dire da tutti che io parlo solo e sempre di strumenti che sono del mercato americano, il che è vero comunque, perché? Perché mi piace di più, essendo il più grande e il più liquido del mondo, ma sono fatto così. Sono fatto così. Comunque parto dalla prima azienda che quota sul mercato LSE della Borsa di Londra, per cui fa parte delle FTSE 100. Abbiamo Pennon Group col ticker PNN. Il gruppo si occupa di utilities e in particolare della fornitura di acqua e della gestione dei rifiuti anche. Il suo headquarters è a Devon e fa parte dell'indice, come dicevo prima, del FTSE Centro di Londra. Con quasi 5.250 dipendenti ed un fatturato di poco sotto il miliardo e mezzo di sterline, l'azienda è ovviamente un player importante in questo campo. Circa l'83% del suo fatturato va a provenire dalla sua sussidiaria, che appunto si occupa di acqua, la South West Water. Questa, oltre a fornire acqua potabile, si occupa anche della sua purificazione da acqua reflua della rete fognaria. La seconda sussidiaria, invece, che si chiama Viridor, si va a occupare invece dello smaltimento dei rifiuti. Il prezzo di Pennon è in crescita esponenziale, praticamente dalla crisi del dot-com, e pur avendo avuto battute di arresto nel 2008, come un po' tutte le aziende, sembra che invece abbia ricevuto un impatto minimo dalla questione pandemica.
Il titolo in questo trimestre ha perso solo un 1,5% e sul lungo periodo ha avuto una performance positiva del 24,6%, ovviamente esclusi i dividendi, che invece vanno a raddoppiare il valore del ritorno includendoli nel nostro report. Al momento il titolo è di poco al di sotto degli 11 pound, ciò nonostante il prezzo sembra leggermente sottovalutato dagli analisti e magari con un rintracciamento nei prossimi mesi si potrebbe andare a pensare di farci un pensierino, per dire due volte pensare una volta dopo l'altra, ed entrare anche se, considerata la bassissima volatilità del titolo, secondo me si potrebbe sempre pensare di entrare lo stesso. Dato il mercato di riferimento, la crescita che ci si deve aspettare sia sotto forma di earnings che sotto forma di fatturato non è altissima, sia per quanto riguarda il settore in generale, ma soprattutto per quanto riguarda il mercato in generale. Pur avendo debiti, sia gli asset a breve termine che a lungo termine coprono ampiamente i debiti, sia a breve che a lungo termine, facendone un'azienda da questo punto di vista molto allettante, secondo la mia personale opinione, e per cui ha una certa stabilità economica. Allo stato attuale delle cose ci si trova anche di fronte a un ottimo dividendo, e per cui potrebbe essere anche un'ottima azienda per il mio amico Domenico di vivere di dividendi, per il suo famoso portafoglio a lungo termine, appunto basato sui dividendi. Lo yield al momento è comunque un ottimo 3,76% e, data la bassa volatilità, io lo reputo ottimo. Il dividendo è coperto e circa il 75% degli earnings viene distribuito sotto forma di dividendo agli investitori. Ecco, questo secondo me forse è una quota un po' altina, un po' un neo di questa azienda. Nel caso si volesse aumentare ulteriormente il dividendo, anzi, secondo me ci sono poche possibilità che il dividendo venga aumentato considerevolmente in questa azienda. Passiamo alla seconda. Ancora sul mercato britannico abbiamo la Severn Trent col ticker SVT. Giuro che non mi sono fissato con il Regno Unito, la terza azienda non proviene da lì. Comunque, anche Severn Trent fa parte del FTSE 100, quello britannico, e si occupa prevalentemente di utilities sotto forma di fornitura di acqua potabile e del riciclo delle acque reflue. L'azienda ha un fatturato di 1 miliardo e 770 milioni di sterline e più di 15.000 dipendenti e 4 milioni e mezzo di utenti serviti fra la utenza commerciale e quella residenziale. Gestisce praticamente le Midlands del Regno Unito come zona di interesse. Il prezzo dell'azione ha visto un'interessante crescita nel tempo, con dei cali avuti durante le crisi di mercato che sono stati ampiamente recuperati. Nel corso della pandemia il titolo ha avuto un tonfo del 7,5%, ma nel lungo periodo dei 5 anni ha dato un rendimento basso dell'11%. Ma se si tengono in considerazione anche i dividendi che questa azienda va a rilasciare, la storia cambia completamente, con un dividendo che si fa più che triplicare al 36,2%. Inoltre, anche in questo caso, come per tutte le aziende del settore, la volatilità è minima, estremamente bassa rispetto a tutto il mercato. Anche se, secondo me, come ho detto prima, in questo business, con queste volatilità molto basse, non è detto che si debba aspettare per forza il fondo del barile del fair price. L'azienda mostra segni di crescita relativamente bassa, molto probabilmente per il fatto che l'area in cui vai a operare è molto limitata alle Midlands del Regno Unito, ma comunque si potrebbe sempre pensare che, dato il settore, la domanda non dovrebbe andare mai a calare. L'azienda ha pochi asset a breve termine che non coprono i debiti a breve termine, ma con una situazione opposta per quanto riguarda invece la situazione debitoria e asset del lungo termine, per cui in questa situazione è da tenere particolarmente sotto controllo se si va ad investire o si è già investito in questa azienda. Anche qui il dividendo è particolarmente ghiotto, Domenico, con un yield del 4,22%, che è un ottimo dividendo considerato che, data la bassa volatilità, dovrebbe rimanere più o meno stabile. Anche qui il payout ratio è troppo, secondo me, troppo alto, con un 77%, che seppure è completamente coperto dagli earnings, non dà a modo, a mio parere, di aumenti considerevoli dello stesso, ed anzi, in caso di forti crisi, si potrebbe anche rischiare di vederselo tagliare. Ultima azienda, e forse presumo anche che sia la più conosciuta fra le tre europee di cui tratto oggi, è la francese Veolia, anzi forse si pronuncia Veolia, vabbè comunque, che si occupa prevalentemente di utility e che anche lei viene quotata nell'indice borsistico più importante francese, il CAC 40, il mercato più importante francese.
Il gruppo non si occupa solo di acqua, ma di utilities in generale, avendo quattro diverse divisioni: acqua, rifiuti, energia e trasporti. Veolia è presente in ben 48 diversi paesi del mondo, fra cui anche l'Italia, tramite 2573 sussidiarie. Per il mercato francese conta per più del 28%, mentre per il resto d'Europa il 23%, per cui la maggior parte dell'attività di Veolia, e cioè il 51%, avviene in Europa. La sussidiaria Veolia Water è il leader mondiale per quanto riguarda servizi dell'acqua. Conta quasi 96.000 dipendenti e un fatturato di 12 miliardi e mezzo di euro. Veolia Water conta il suo fatturato provenire quasi al 73% dal continente europeo. Acqua trattata sia per quanto riguarda le acque reflue, e per cui la sua purificazione dalla rete fognaria, e sia ovviamente per quanto riguarda la fornitura di acqua potabile, sia per quanto riguarda l'ambito residenziale che per quello commerciale. Il prezzo di Veolia, pur avendo avuto un enorme colpo dopo la crisi del 2008, è in costante, graduale e lenta ascesa. I rendimenti di Veolia sono stati praticamente azzerati nel lungo periodo, purtroppo, in quanto in questi mesi, cioè dall'inizio della pandemia, il prezzo è calato del 30%, ma se si tengono in considerazione i dividendi distribuiti si può vedere che è stato raggiunto un rendimento di circa il 18%. Nell'arco di questi 5 anni. Inoltre si tratta di un titolo particolarmente stabile con una bassissima volatilità anche lui. Il prezzo è estremamente sotto il fair value secondo gli analisti e, come dicevo prima, questo è dovuto naturalmente al picco verso il basso che, essendo stato del 30%, ha messo il titolo rispetto agli altri che ho di cui ho parlato prima un po' nelle braghe di tela. Per cui ci si potrebbe trovare un ottimo punto d'ingresso al momento. Il suo rendimento rispetto al mercato, come qualsiasi altra azienda del settore, è ovviamente più basso, e anche rispetto al mercato totale, ma in ogni caso sia la crescita degli earnings che del fatturato dovrebbe essere buona nel tempo, se comparata ovviamente alla volatilità del titolo. Gli asset a breve termine sono quasi alla pari con i debiti, a breve termine, ma comunque ci si trova davanti a una differenza di un paio di miliardi di euro che poco non è, dove invece i debiti a lungo termine sono ampiamente coperti dagli asset a lungo termine, portando per cui il debito totale a un livello che secondo me è particolarmente gestibile. Essendo però una società di servizi, è sempre opportuno tenere gli occhi aperti sulla variabile debito nel caso in cui possa andare a salire troppo. Rispetto alle altre due aziende di cui ho parlato poco fa, Veolia anch'essa distribuisce un dividendo che è però più basso, di uno yield del 2,69%, che in questo momento, che è ampiamente coperto dagli earnings, per cui anche a differenza delle altre due aziende, questo dividendo è coperto solo dal 38% degli earnings. In questo caso, ovviamente, ci si potrebbe aspettare un aumento del dividendo nel futuro. Bene, siamo arrivati alla quarta. Che ne dici? Ci metto una bella azienda americana, come dicevo prima? Sì, dai, non voglio smentirmi. Si tratta della Waters, che non è Roger Waters, il bassista dei Pink Floyd, ma è un'azienda che col ticker WAT viene scambiata al NYSE, la borsa newyorkese. Azienda americana con 5.000 dipendenti che non si va ad occupare di utilities, per cui ci scostiamo dal business delle tre precedenti, ma che ha come core business l'analisi sulle acque, con sedi operative in America, Irlanda, Regno Unito e Singapore. Fra le varie analisi ci sono la cromatografia, la spettrometria di massa, la microalcolometria. Si vede che sono diplomato in chimica, eh? Anche se nel lontanissimo 1997 mi ricordo almeno i nomi, non so assolutamente di cosa si tratta, ma mi ricordo i nomi. L'azienda fa analisi in loco, ma produce anche macchinari per le analisi dell'acqua da vendere. Business completo, ha anche sezioni nel campo scientifico, della biofarmaceutica, della genomica e della proteomica. Inoltre, Waters produce anche prodotti indirizzati all'industria alimentare e delle bevande, per la cura della persona e per gli enti pubblici e anche in una sezione per i semiconduttori. Pur essendo passata dalla crisi del 2008 e dalla pandemia in corso, il titolo ha avuto un aumento esponenziale, partendo originariamente dal 3,72 dollari fino ad arrivare a un picco di circa 252 dollari ad azione. Nel lungo periodo ha dato dei rendimenti positivissimi, come si vede nell'arco dei 5 anni quasi in più 38%. Essendo impegnata anche nel campo scientifico, a differenza delle altre aziende di utilities di cui ho parlato prima, Waters non distribuisce dividendi, ma il rendimento è sostanzialmente alto, con un 7,5% medio anno, e una volatilità in linea col mercato, per cui questa azienda preferisce reinvestire i suoi guadagni. Il prezzo attualmente risulta leggermente sovravvalutato, poco più del 6%, ma a differenza delle altre aziende che ha
per cui questa qui potrebbe avere una volatilità più alta, potrebbe esserci a breve un rintracciamento con la pandemia in corso e per cui potrebbe andare a tornare a un prezzo conveniente di acquisto, magari, che so, intorno ai $160-165. Rispetto al mercato totale, l'azienda dovrebbe crescere meno, sia sotto il punto di vista degli earnings che del fatturato, ma dato il settore anche per lei, diciamo, legato all'acqua, la cosa è probabilmente normale. Dal punto di vista finanziario, l'azienda ha molti debiti a lungo termine, per cui questa è una situazione che va tenuta molto sott'occhio se vogliamo inserirla in un portafoglio azionario growth, mentre gli asset a breve termine coprono ampiamente i debiti a breve termine. Comunque il debito totale è alto, ma è, come dicevo prima, una possibile scelta se si vuole investire nel settore acqua a lunghissimo termine. Bene, fammi sapere cosa ne pensi del business dell'acqua e se conoscevi già queste 3+1 aziende delle quali ho parlato oggi, o se avevi già pensato di investirci, o se ci investi già. Lasciami un commento qui sotto e fammi sapere la tua opinione in merito. Bene, se il video ti è piaciuto ti ricordo che puoi sempre devastare il pollice in su o distruggerlo, come vuoi. Iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche e per quanto mi riguarda anche oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao, con la penna. Ciao.